vorrei concludere soltanto con ringraziando tutti i sindaci, le sindache, le comunità. È stato bellissimo questo scambio tra di noi e anche i contributi che arrivavano dall'estero. In particolare mi ha emozionato tantissimo l'intervento di Claudia. Claudia Carbone da Mendicino. Claudia Carbone da Mendicino, da New York. Mi sono rivista molto nella sua storia e vedo nella sua storia tantissime altre storie di tante nostre coetanee e tanti nostri coetanei. Ed è bellissimo questo senso di appartenenza. E vorrei anche lasciarvi con un'immagine, che è un'immagine che ho negli occhi e difficilmente dimenticherò. E credo di emozionarvi pure mentre lo dico, perché è stata un'immagine molto emozionante. Noi veniamo, Francesco Pane, consigliere neoeletto, perché a Paludi, come in molti altri comuni, sono state le elezioni amministrative. Una caratteristica sicuramente di Paludi e dei paludesi all'estero, non so se posso condividere questa, possiamo condividere questa esperienza anche con gli altri comuni della Calabria, è quella dei nostri cittadini emigrati che tornano a votare con il pullman, si fanno non so quante ore di viaggio, in 3.000 km in 48 ore, per venire a dare il loro contributo, a esprimere il loro voto, a vivere il paese per 24 ore e poi prima ancora di vedere i risultati se ne vanno, vanno via. Questo lo fanno per tutti gli schieramenti in campo, no? Noi eravamo tre liste, ciascuno ha avuto i suoi emigrati che sono arrivati con il pullman a esprimere il proprio contributo. Ed è stato il momento dell'arrivo, ma soprattutto il momento della partenza, quello è stato proprio il senso della spartenza, cioè l'immagine della spartenza, Pino, è stata quella di vedere i nostri concittadini, compaesani, lasciare Paludi dopo 24 ore che erano arrivati per dare il proprio contributo, per esprimere il loro voto, andar via con la nostalgia nel cuore, proprio non volevano partire, la voglia di tornare senza ancora vedere i risultati e contenti di aver dato il loro contributo, perché loro sono, si sentono paludesi, sono paludesi, vogliono contribuire, vogliono essere partecipi di quello che la comunità fa tutto l'anno. Quindi quella è un'immagine meravigliosa che io vi lascio, mi ha emozionato molto e deve essere quel senso di appartenenza è quello che ci deve legare oggi, che siamo qui, domani e sempre alle nostre comunità.